applauso all'orchestra. Grazie mille. Ok, poi al signor Bonantini, il comune, il signore qua che è la mia sinistra, il signor Pagliani, tutti quanti insieme direi che dobbiamo fare un bel applauso a questa serata, che direi che secondo me è una serata molto speciale, che dobbiamo ricordare il Galletto di Formigine, che abbiamo collaborato insieme una trentina d'anni e abbiamo fatto delle serate che secondo me a dimenticarle è difficile. Però mi dispiace anche di vero cuore a dire questa cosa che voglio dire, però tutte le cose hanno un principio e hanno una fine. Io ho deciso di smettere questa attività. Non è vero! Perché come sapete tutti, quando venivate a ballare c'erano dei reclami e tutti venivano a reclamare perché si ballava un sabato sì e un sabato no. Io ho insistito, però non ho avuto il modo di cambiare questo metodo che la direzione ha voluto fare. Quindi ho pensato di mettermi da una parte. Grazie a tutti di vero cuore e vi saluto, speriamo di trovarci insieme da tutte le parti che ci troviamo. Adesso do la parola al signor Bonantini. Io ho fatto l'opera che vediamo alla signora Rose, che è qua. Alza la voce, che la gente deve capire. Preferisco fare un'altra scultura. Allora, il maestro voleva dire che ha fatto una scultura in omaggio alla Rosi, alla moglie del Galletto. E il premio è qua, vero? No. Allora prendilo. Questa è una scultura in onore del Galletto che il maestro offre. Ecco. Piani. Ecco. Facciamo un applauso a questo premio che è stato dato alla Rosi. Grazie Giuseppe. Bene, altre cose? Poi deve premiare l'orchestra. Ah, poi c'è un premio per l'orchestra? Per la Debora. Debora, c'è un premio anche per te. Debora, vieni qua. Mamma mia, me l'aspettavo, maestro, grazie. Grazie. Grazie mille, sempre un onore. È un maestro che è molto generoso. Grazie. 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 Bellissimo. Ah, sì. Grazie mille. Diceva il maestro che è la foto della scultura. Grazie. No. Allora, io vi ringrazio di cuore, ma io, come ho detto già in altre occasioni, io non merito niente, io siete tutti, avete fatto tutto. Ragazzi, io sono 2 o 3 anni ormai, è vero, che sono all'interno della polisportiva, che cerco di fare del mio meglio per essere utile e per cercare di mandare avanti la polisportiva in un momento, come ho detto in altre occasioni, particolarmente difficile. Perché lo è stato. Piano piano ci stiamo risollevando grazie all'aiuto di tutti, anche al vostro aiuto, perché con tutte le attività che abbiamo messo in piedi in polisportiva, dai corsi di ballo ai corsi di ginnastica, alle gare di carte,
a tutto, al gioco e tutto quanto, per non ultimo dire che i nostri spazi polivalenti ci danno la possibilità di fare dei rinfreschi, dei piccoli pranzi familiari, ricorrenze di qualsiasi tipo, anche 30, 40, 50 persone, fino a 400 persone nel salone grande come abbiamo, quando abbiamo fatto il pranzo degli alpini, vero assessore? E quindi noi stiamo cercando di sempre di più di aumentare e di proporci per queste attività, per fare in modo di poter fare, diciamolo pure francamente, anche dei pranzi economici su 20, 25, 30 euro, in modo che siano veramente alla portata di tutti. Abbiamo assunto una cuoca adesso, brava, che è disponibile anche a fare dei menù personalizzati ai prezzi che vi ho appena detto. Vorrei anche, prima di dare la parola all'assessore Pagliani, ringraziare gli sponsor che ci hanno aiutato in questa occasione, e che sono, come vedete qua dai cartelloni, sono la COP Alleanza 3.0, sono la cantina Pedemontana che ci ha offerto il bere per la serata, e anche il gruppo Alpini di Braida, che sono venuti e ci hanno fatto da mangiare, e tutti quanti hanno detto che erano buone sia il gnocco fritto che le crescentine. Quindi grazie veramente a tutti, grazie anche della partecipazione, come sempre ci date coraggio, e noi cercheremo di fare sempre di più del nostro meglio. Passo la parola all'assessore Armando, tieni. Grazie Claudio, grazie Giuseppe, grazie Rosi, buonasera a tutti e benvenuti a Formigine. E io vi porto il saluto dell'amministrazione comunale, in modo particolare del sindaco, della nuova sindaca Elisa Parenti, che questa sera per impegni non è potuta essere presente. E ci tengo soprattutto a dire, in merito anche a quello che diceva prima Claudio, che la polisportiva formiginese svolge un ruolo importantissimo per la nostra comunità, e quindi come amministrazione siamo sempre stati vicini alla polisportiva, non mancheremo di essere vicini anche in questo momento con qualche difficoltà, non abbandoneremo certamente una polisportiva formiginese che rappresenta uno spazio importante per la socializzazione, per l'incontro di tante persone, lo si vede anche in una serata come questa. E mi associo ovviamente a tutti i ringraziamenti che sono stati fatti agli sponsor, in modo particolare alla polisportiva che ha organizzato questa bellissima serata, e all'orchestra bravissima, ma in modo particolare un ringraziamento, quindi fate un applauso a tutti voi che siete intervenuti questa sera. Grazie. E visto che sono 2 anni che è scomparso il Galletto, Lorenzo Bonvicini, in arte il Galletto, e questa manifestazione è dedicata a lui, questo è il terzo spettacolo, ma è il secondo anno che è mancato Galletto. Io credo che lui sarebbe molto contento di essere qui e vedervi ballare. Io prima vi guardavo mentre ballavate ed era bellissimo, bellissimo, perché credo che la vita vada vissuta nella sua pienezza, la vita è molto bella. Voi ballando vi divertite, la vita è bella perché ci si diverte, e ballare fa bene al fisico, fa bene alla mente, fa bene al cuore, e quindi continuate a ballare con le iniziative della polisportiva formiginese, ma soprattutto continuate a ballare qui a Formigine. Grazie a tutti. Scusate, ma volevo dire un'altra cosa che è sfuggita prima di tutto a me e anche all'assessore, che non lo ha detto forse per rispetto, ma questa serata lo sponsor più grande è stato
il comune di Formigine, infatti è patrocinata dall'amministrazione comunale di Formigine, qui merita veramente un bel applauso. Però prima di chiudere volevo chiamare Giuseppe qui vicino a me, perché onestamente mi hai sorpreso con quello che hai detto prima e credo che hai sorpreso moltissima di questa gente che c'è qui con noi e che sono tuoi amici. Quindi io credo una cosa, che il tuo malessere per certe cose che sono avvenute e tutto sia un malessere che si può capire, no? Quello che io faccio fatica a capire è questa cosa, e te la devo dire, visto che tu in diretta hai detto una cosa forte, e io spero che tu possa ripensarci, e io farò di tutto al fine che questo avvenga. Tu sai benissimo che quando sono entrato a dare una mano in polisportiva c'eravate tutti voi e c'era il Galletto, e io ho visto una squadra veramente molto 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 affiatata, che difficilmente si trova, e lo dimostrano anche i 30 anni che avete lavorato insieme, con dei risultati bellissimi proprio. Ora è vero che il mondo è cambiato, è vero che ci sono delle nuove regole, ci sono delle nuove cose, ma è altrettanto vero che la gente continua a ballare il liscio. Non è vero che non si balla più il liscio, perché è come qualcuno tenta di farci credere. Quindi noi faremo di tutto al fine che alla polisportiva formiginese il ballo liscio continui ad esserci sempre di più, però abbiamo bisogno di persone come te che lo organizzano, perché hai un'esperienza che difficilmente la si può trovare in questo settore. Quindi ne parleremo da vicino. In ogni caso volevo dire a tutti quanti che faremo tutto il possibile per farlo ricredere su quello che ha detto prima. Veramente, veramente un grande ringraziamento, un grande saluto a tutti voi. Grazie, grazie, grazie di cuore. Rosi, lo lascio io? Sì.